Sono tre direttori di struttura complessa molto, per servizi molto importanti, perché parliamo del pronto soccorso di Macerata, anatomia patologica, sempre per l'ospedale Macerata, e della cardiologia di Civitanova Marche. Anatomia patologica è fondamentale soprattutto perché l'ospedale di Macerata è caratterizzato da un reparto di oncologia molto importante, che ha visto chiudersi le domande per la direzione, per il primario, insomma, chiusa il 29 dicembre scorso insieme al concorso di ostetricia, quindi anche questi due primariati saranno svolti nell'arco dei prossimi mesi. Poi un altro servizio importante chiaramente è la cardiologia di Civitanova, perché comporta sulle liste d'attesa, sull'emergenza-urgenza di quel territorio che vedeva da tempo, insomma, la necessità di dotarsi di un direttore del reparto di cardiologia. Quindi abbiamo avviato il 2017, diciamo, nel migliore dei modi sotto questo aspetto. Poi nell'arco, contiamo che per fine giugno, diciamo, del 2017 noi vorremmo contrattualizzare i primari di pneumologia, di ortopedia, di Macerata e ortopedia di Camerino, anzi l'ortopedia di Camerino sarà il prossimo concorso che andremo ad espletare. Poi c'è la chirurgia di Macerata e la radiologia interventistica, e penso che questi qua sono sei in programma, 6 più 3, 9. Poi dovremmo procedere con urologia e con la radiometabolica, che per andare a sostituire il dottor Brianzoni, che ha lasciato l'incarico il 15 dicembre scorso. Presentati tre nuovi primari per l'area Vasta 3 di Macerata nel corso di una conferenza con il direttore sanitario Maccioni e l'assessore regionale Sciapichetti. Nel dettaglio si tratta del primario per cardiologia Civitanova, il dottor Moreno Cecconi, proveniente dall'ospedale Torretti di Ancona. Per l'ospedale di Macerata, il direttore di anatomia patologica, il dottor Gerardo Ferrara, docente universitario anche alla Sapienza, proviene dall'ospedale di Benevento e grande attesa anche per il nome del primario del pronto soccorso di Macerata, arriva da Ancona e è il dottor Emanuele Rossi. Sarà operativo dal 16 gennaio prossimo e sono tanti in questo momento i problemi, diciamo, le criticità dei pronti soccorsi in generale anche di Macerata. Qual è diciamo, con quale spirito affronta questa sfida? Con uno spirito di contributo ad innovare un sistema. Io ho speso tutta la mia vita nell'ambito del pronto soccorso, ho maturato tante esperienze all'ospedale regionale di Ancona. Spero di portare questo contributo maturato in una realtà più grande, in questa comunità a cui mi sento molto legato per le mie origini maceratesi, le origini maceratesi della mia famiglia. E per tale motivo, contando sulla collaborazione di ottimi professionisti, spero di riuscire a migliorare la qualità del servizio offerto al pronto soccorso, integrandolo con tutte le realtà del territorio, ultimamente così colpito dalla grave sciagura del terremoto. C'è una grande attesa tra i nuovi spazi, anche questa un po' nuova riorganizzazione. Quali saranno quindi le priorità pratiche? Le priorità pratiche, come ho avuto modo di ribadire col direttore generale, saranno innanzitutto la tutela dei pazienti più fragili, anziani, bambini e donne in difficoltà. Tutti coloro che necessitano di una particolare attenzione da parte del personale medico e infermieristico. Con la mia gestione spero che, sempre nella continuità di una gestione assistenziale, possa essere ulteriormente migliorata. La percezione anche dell'efficienza, lei sottolineava, da parte dei cittadini di appunto, un pronto soccorso efficiente è importante, è un aspetto su cui cercherà di lavorare, non sarà semplice. La competenza è il requisito di base, ma la percezione dell'efficienza e l'efficienza stessa sono fondamentali al fine di garantire un ottimo servizio e far percepire al cittadino l'ottimo servizio che uno mette a disposizione, con le risorse che ovviamente l'amministrazione pubblica ci mette sempre a disposizione.
Devo dire che c'è una grande collaborazione, c'è stata fino ad oggi una grande collaborazione e disponibilità dei vertici ospedalieri e dei vertici politici a migliorare le condizioni di tutta la provincia di Macerata, soprattutto anche in concomitanza dell'evento sismico che l'ha colpita di recente. E da Benevento a Macerata, che passaggio è stato per lei già operativo da alcuni giorni? Sì, in senso strutturale sono operativo dal 2 di gennaio, al netto delle festività, però ero stato qui già per un paio di giorni a settimana, così da medico volontario, per cercare di prendere dimestichezza con i problemi di questa nuova realtà. La realtà è dimensionata più o meno come quella da cui provengo, in senso ospedaliero stretto, però qui è molto, la situazione è molto più complessa e articolata, perché c'è l'area vasta, che è una realtà a me sconosciuta. Io credo che primari ci si diventi non nel senso che primari si viene nominati, primari si diventa nel senso che primari si impara ad esserlo, e quindi io veramente penso e spero che il popolo maceratese mi aiuti a diventare primario davvero, nel senso che mi aiuti in questo percorso formativo che investe innanzitutto la mia persona e poi i miei collaboratori. Ecco, questo credo che sia un punto molto importante. Devo dire che il mio primo contatto con la realtà marchigiana è stata ad Osimo, dove ho partecipato al corso di management sanitario organizzato dall'Università di Camerino l'anno scorso, e devo dire che ho trovato dei colleghi, una realtà umana e professionale assolutamente splendida, quindi da questo punto di vista sono assolutamente ottimista. Dottor Cecconi, sarà il primario di cardiologia a Civitanova Marche. Che sfida per lei, professionale, anche insomma, in questo momento di grande ristrutturazione della sanità marchigiana? Sì, è un'occasione veramente molto importante nella mia vita professionale, cambio veramente tipo di lavoro, di sede, e mi trovo una realtà, diciamo, per me molto valida, che dovrà in qualche modo essere coordinata, stimolata, ma nella quale conto di lavorare molto bene, perché ho degli ottimi collaboratori e abbiamo possibilità di crescere e di sviluppare una cardiologia d'avanguardia per la nostra città e per la nostra area vasta.